sei orgogliosa di queste radici, no? Proprio. Molto, tantissimo. E ti hanno aiutato con il tuo lavoro? Cioè, sono radici che poi molto spesso danno una grande concretezza, danno anche un rispetto del sacrificio e della fatica per poi ottenere degli obiettivi. Sì, mi hanno aiutato perché mi hanno dato la grinta di voler scappare dal quartiere, insomma, fuori da Roma. Insomma, io quando dicevo devo andare a Roma, perché per me non abitavo a Roma, quasi al mare, quasi vicino a Ostia, quindi mi hanno dato una forza, un coraggio anche. Se ci penso, ho avuto coraggio, perché dico, ma la ragazzetta dell'Axa, ma dove va il mondo del cinema, il mondo del... Tra l'altro il cinema ancora non c'era dove abitavo, e poi dopo hanno riaperto una sala grande a Ostia che si chiama il Cineland, tu conosci, quindi per andare al cinema comunque dovevo arrivare con gli autobus almeno all'Eur. E poi per andare in centro erano sempre dei viaggi. Però la forza, sì, ti dà la forza, il coraggio soprattutto, di quella grinta anche un po' operaia, no? Di andare sul set, proprio ci vado ancora come ci andavo quanti anni fa, tanti anni fa, con lo stesso aplomb. Sì, no, andate a fare un lavoro, pensando che quello è un lavoro vero e proprio, insomma. Senti, quando andavo al cinema, a parte Julia Roberts, che abbiamo capito che era una tua grande... Quando ero piccola, 12-13 anni, sì. Poi dopo sono cambiati i gusti. Quello come per tutti noi, sicuramente. E quali attrici ti piacevano? Non dico quali ti ispiri, perché non mi importa di saperlo. Cioè, quali ti piacevano in quella stagione di formazione, no? Di spettatrice. Beh, man mano crescendo, Gina Rolands, sono pazza di film di Cassavetes con Gina Rolands, La sera della prima è un film che mi fa impazzire. E beh, poi man mano ho iniziato a innamorarmi film di Carloccio, tantissimo, e di Coreda, però è interessante. Poi le attrici, Monica Vitti, infatti questo teatro mi fa venire in mente Mimmo e Dea Adami di Polvere di Stelle, quei geni. Quegli attori squattrinati e commoventi che andavano alla ricerca del successo, e quindi per me Monica Vitti e Alberto Sordi sono gli amici di sempre, sono quegli amici che quando stai giù, che c'hai pensieracci, subito li guardi e non so perché ti rallegrano il cuore, ti riempiono l'anima. Questa è la grande capacità che ha il cinema, la grande capacità che hanno gli attori, i registi. Michela, l'incontro con il cinema quando è avvenuto e come è avvenuto? Se te lo ricordi, penso di sì. L'incontro con il cinema è avvenuto, se parliamo proprio del primissimo film che ha un titolo, La prima volta. Di Massimo Martella. Che è un film di Massimo Martella ed era prodotto da Pupi e Antonio Avati. E quindi mi fecero un provino e... Poi mi chiamarono, insomma, la gente mi chiamò e mi disse: guarda, sei stata scelta per far parte di questo gruppo, di questi ragazzi che nel film affrontavano la loro prima volta. E lì fu l'incontro con il primo film. E poi arrivò subito dopo Zora la vampira, dei Vanetti Bros, prodotto da Carlo Verdone e interpretato da Carlo Verdone, facciamo il commissario, facciamo dalle risate. E da lì che è iniziata, insomma, una prima parte del... Vedi, i tuoi amici che giocavano con te, sì, sono pensato tanto. No? E quindi hanno portato bene, no? Quando girare, diciamo così. Sì, chissà come si dice, il fotogrammato si gira, no? Si fotografa, sì, non so come, che verbo usare. Si scatta. Ecco, non è male. Ma poi è bello perché quando vedi Carlo,
che stava lì con i manetti e al provino, ho detto, caspita, io sono emozionatissima, non ce la farò mai, perché mi tremavano le gambe, perché per me il Carlo Verdone è sempre, cioè, poi per noi romani, per tutti proprio è il mito che è. E lui mi ha detto una cosa, mi ha detto, no, ma Zora sarai tu, vai e spacca tutto. Dopo mi ha detto così, io l'ho fatto il provino, bene, ho detto vai spacca tutto, è stata la parola, mi sono portata per anni dietro. Ricordo di Carlo, che poi ho rincontrato in posti interni in paradiso, dove si vede moltissimo, dove siamo divertiti, si capisce vedendo il film.